benvenuti al nostro consueto appuntamento settimanale con la nostra rubrica Quando la scienza incontra la natura. Oggi, Valentina, vi parleremo di dolori muscolo-scheletrici e articolari, però in una chiave, diciamo, alternativa. Quindi quando questi disturbi provengono da cause interne e non alle cause, diciamo, a cui siamo più abituati, quindi a cause esterne come a traumi ripetuti nel tempo, traumi acuti, ma per esempio possono essere cause di un corpo disidratato, di un corpo in acidosi e di un corpo sotto stress. Visto, Vale, che ne avevamo parlato già le scorse volte dell'importanza dell'acqua, come mai è così importante idratare il corpo? Ciao Melissa e ciao a tutti, benvenuti. Allora, sì, è importantissimo idratare il corpo perché non lo sappiamo, ma spesso viviamo in uno stato di disidratazione. Pensate che solo al momento in cui sentiamo leggermente un po' di sete siamo già in disidratazione. L'acqua ovviamente è il solvente più presente nel nostro corpo ed è fondamentale per tutti i processi biochimici. E quali sono le funzioni dell'acqua, diciamo le più importanti? Innanzitutto dona un colorito salutare alla pelle, regola la temperatura del corpo, trasporta l'ossigeno insieme quindi al nutrimento delle cellule dei globuli rossi, agevola la respirazione e trasforma il cibo in energia. Aiuta anche a dimagrire e detossica. Abbiamo detto già l'altra volta che l'80% dei diciamo, batteri e parassiti sono idrosolubili. Quindi l'acqua aiuta a portare all'esterno tutto ciò che è tossina, che è scoria. E abbiamo visto anche come un corpo appunto intossicato vada facilmente sotto stress. E questo che cosa permette? Permette poi al corpo di infiammarsi. Ecco che lì possono arrivare appunto dei dolori articolari. Ok, quindi proprio quei dolori che noi li percepiamo come infiammazione potrebbero derivare da una disidratazione. Proviamo a bere un pochino più di acqua, solitamente, oddio, in realtà un pochino a volte non basta, perché solitamente si consiglia dai 30 ai 40 ml per ogni chilo corporeo. Quindi, per fare un esempio, una donna di 60 kg deve bere 2 litri e 400 ml di acqua e spesso stiamo sotto i 2 litri, a volte anche sotto 1,5 litri. Quindi se cominciamo invece a bere di più, vedrete che molti dei dolori articolari ai quali eravamo anche abituati, che spesso trattiamo con antidolorifici seguendo la medicina allopatica, vanno proprio a scomparire da soli. Ma ho parlato di stress, Melissa, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, sicuramente lo stress è appunto poi la malattia del futuro, soprattutto in questo periodo di, diciamo, reclusione forzata, se così si può chiamare, abbiamo sicuramente accumulato, diciamo, anche uno stress maggioritario rispetto a quello che ci accompagna ovviamente per la maggior parte del tempo. Ma lo stress che cos'è? Lo stress è un segnale che il corpo ci manda per reagire, diciamo, ad un pericolo imminente che riguarda molto spesso quindi la qualità della vita. Però il fattore determinante alla reazione, quindi allo stressor, è il come affrontiamo in questo caso l'agente stressante. Ovviamente ci sono degli stressor importanti, come possono essere i lutti o le separazioni o comunque dei traumi che ovviamente corrisponde sempre, diciamo, una risposta adeguata. Però è anche vero che se lo stressor diventa cronico, fa aumentare in questo caso il cortisolo che porta a una stimolazione del sistema nervoso centrale cronica, quindi continua, e mette quindi in allerta l'intero sistema immunitario, provocando un'infiammazione costante. Quindi che ci fa aumentare questa pressione. Infatti è anche chiamata una sindrome, diciamo, dell'ipertensione emotiva cronica, che si manifesta quindi con molto spesso con dolori diffusi, quindi molto spesso crampiformi, cefalee, cervicali, dolori muscolo-scheletrici, ma anche a carico dell'apparato gastrointestinale, quindi comunque chi soffre di colon irritabile, chi soffre quindi di spasmi gastroenterici, anche a volte di dermatite.
Sicuramente questo è una situazione di costante allarme, timore o paura di reagire quindi anche in maniera anomala agli stimoli quotidiani. Quindi quando una persona reagisce con un'ansia eccessiva, una paura eccessiva di fronte a stimoli che non sono potenzialmente pericolosi, si crea quindi una sorta di spasmo di contrattura cronica, poiché il nostro sistema quindi è già pronto e allertato a mettersi in fuga e quindi di conseguenza contratto da tutti i mediatori che poi si liberano. In realtà il movimento non avviene, ma la condizione fisiologica c'è e si sta quindi in un perenne stato di contrazione. Questa contrazione, quindi non accompagnata dal movimento di fuga, genera quindi una mancata ossigenazione del muscolo perché non c'è un rilasciamento ed allora si manifestano tutti questi fastidi, questi dolori che magari molto spesso noi non associamo a delle manifestazioni emotive. Lo stesso implica quindi anche molto spesso una modificazione del respiro, quindi in persone che magari possono essere predisposte, ma abbiamo un respiro corto, un respiro affannoso, a volte anche con stati di apnea, quindi una contrazione del diaframma che portano sicuramente a peggiorare la situazione, anche a manifestazioni di dolori intercostali, le famose fitte al cuore, no? Che magari sentiamo e ci allarmano perché chissà, magari pensiamo subito al dolore dell'organo e questo carico emotivo, quest'ansia, no, ci autoalimenta nell'allarmarci ulteriormente. Ci sono infatti, da un punto di vista dell'iridologia, mi posso collegare delle iridi, diciamo delle sottocostituzioni che si chiamano proprio ansioso-tetaniche, derivante da tetanico, quindi che fa riferimento allo spasmo del muscolo indotto appunto dalla patologia, che presentano degli anelli concentrici, quindi sulla trama dell'iride, indicano una predisposizione costituzionale della persona a trattenere, quindi a trattenere le emozioni, ma anche a somatizzare soprattutto nell'apparato gastroenterico, ma anche in quello muscolare, frequentemente queste tipologie di contrazione. Un'altra causa quindi sicuramente delle contratture muscolari sono le cattive posture, quindi sicuramente una non corretta postura costante nel tempo può portare, diciamo, a problematiche contratture muscolari o tensioni generalizzate, soprattutto nella parte superiore, ricollegandomi anche al discorso del respiro, quindi soprattutto alla parte della schiena e soprattutto quindi alla parte superiore e delle spalle molto spesso. Interessante poi vedere come il collegamento psicologico quindi della postura vada a segnalare anche quindi una determinata condizione emotiva, quindi molto spesso vedremo che le persone magari con una postura, diciamo, remissiva, se così si può chiamare, riflette poi non solo a determinati disturbi di tipo fisiologico, quindi come predisposizioni, ma anche comportamentali rispetto magari a una persona che si mostra sicura di sé o con atteggiamento spavaldo, che tiene comunque sempre le spalle magari larghe o le spalle in posizione dritta piuttosto che essere ricurva. Quindi anche l'atteggiamento posturale è direttamente proporzionale, quindi va a palesare quello che è l'atteggiamento emotivo. Certo, e come se confermo. Lavorando con tante donne mi trovo veramente con moltissime donne che camminano sempre con questa chiusura nell'aspetto sentimentale, quindi le spalle davanti tendono ad avere la scoliosi, il collo che viene più, no, si esprime leggermente più in avanti. Sono tutte dinamiche, tutte posture che il corpo prende per cercare un equilibrio e far fronte ai dolori, alle ingiustizie. E le donne purtroppo hanno subito tante ingiustizie, specialmente proprio a livello sentimentale, quindi sono state tanto picchiate, tanto tradite, comunque perdono figli, possono subire degli aborti, insomma ci sono tante cause per cui una donna soffre e pertanto spesso tengano questa zona
ed è un lavoro lungo per riportare la postura, ma ce la possiamo fare, anche proprio partendo dalle emozioni, quindi andare a curare un po' la bambina interiore, no? Che è sofferente. Ma questo sta accadendo anche negli uomini, in realtà. Comunque molti hanno la posizione del bacino errata, quindi questo comporta anche un'apertura e una chiusura anche dei chakra, no? Quindi sappiamo che il nostro corpo è fatto sì di una parte materica, ma c'è anche una parte energetica, e quindi i 7 chakra, che sono appunto posizionati sia davanti che nel retro del nostro corpo, secondo che posizione teniamo, possono fluire bene o possono invece avere una chiusura da quel punto di vista. E ovviamente anche all'interno la parte organica ne va a soffrire. È interessante anche fare dei collegamenti proprio agli organi stessi, quindi ritornando sempre ad un corpo intossicato, ad uno stomaco che produce molta acidità e quindi ha reflusso gastrico, un fegato che è comunque sempre in fase di resistenza perché si arrabbia molto, magari causa lavoro, famiglia, vive nello stress, quindi traffico cittadino, ha problemi con il capo, insomma, e tutto il cuore mi dietro, ovviamente è un organo che a livello emotivo va sotto stress. In più ci mettiamo cibi e alimenti sbagliati, calorici, ci beviamo l'alcol sopra, che sono tutti alimenti che vanno ad acidificare il corpo, ovviamente anche il fegato ne va a avere delle problematiche. Il fegato è, come tutti gli organi, si rispecchiano, diciamo, in dei meridiani che corrono nel nostro corpo, che si trovano nel nostro corpo, come dei canali. Va bene? Immaginiamo come se avessimo dei canali all'interno. E spesso, ora faccio un esempio, perché poi sarebbe interessante che andate voi anche a approfondire. Tutta la parte che riguarda il collo, la testa, le tempie, ci passano tantissimi meridiani, no? Il fegato è un meridiano che passa dalla parte della tempia, gira intorno all'orecchio, scende e così via, tutto il corpo, nella gamba. Ecco, molti dei dolori, come per esempio la sciatica nella chiappa, nella parte del sedere, che però scende sia posteriormente alla gamba che internamente o esternamente, a seconda. Ma quei mal di testa forti di tempie, quei dolori che tengano fermo il collo. A volte si tratta un torcicollo, quando invece basta trattare l'organo di riferimento del meridiano o appunto andare comunque a massaggiare e alleggerire la tensione. Quindi in realtà non esiste un dolore vero e proprio, ma è un messaggio da parte del corpo che ha di comunicarci che qualcosa dentro non va. Quindi è molto interessante avere proprio anche queste associazioni, emozione-organo, emozione-organo-meridiano, e quindi poi andiamo effettivamente a scoprire un altro tipo di sorgenza della malattia, no? del dolore. Meli, qualche rimedio? Allora, sicuramente, a parte l'acqua, che abbiamo detto che deve avere comunque diciamo determinate caratteristiche, sicuramente per individui che sono veramente altamente intossicati, prediligere l'assunzione di cibi alcalinizzanti, quindi una bella disintossicazione anche per lunghi mesi a base quindi di frutta, soprattutto di verdura, che hanno quindi pH più alcalini rispetto in questo caso alle carni. Ovviamente non si sta parlando di pH iniziale dell'alimento, ma di quello che viene trasformato, quindi ad oggi si sta parlando di metaboliti, quindi che viene trasformato attraverso la digestione. Perciò sicuramente di limitare il consumo di proteine che vanno a produrre delle scorie acide, quindi di alcol, di caffè, ma anche di cibi manipolati e raffinati, quindi comunque gli zuccheri e le farine bianche, per aiutare quindi a liberarsi dall'acidosi, scegliere sempre quindi un'acqua con caratteristiche idonee, che sia ricca di minerali che vengono apportate e che abbia un pH alcalino, e per ovviare quindi anche allo stress ed aiutarsi, sicuramente il magnesio, che oltretutto è un minerale che alcalinizza, il calcio, vitamine B sicuramente, che vanno a sostenere quindi il sistema nervoso centrale, ma anche la vitamina C e la vitamina A, quindi la vitamina C che vanno quindi a aumentare anche la sintesi di noradrenalina e dopamina, quindi comunque la dopamina
stimola il rilassamento, favorisce il sonno e il benessere, va quindi proprio ad agire sulle surrenali che quando sono quindi molto sollecitate, l'asse ipotalamo surrene, l'asse dello stress, va sicuramente a riportare in equilibrio. Un altro rimedio molto importante è l'omega 3, perché l'omega 3 ha veramente tante funzioni, neuroprotettivo, quindi favorisce sicuramente il benessere della mente, ma ha un'azione antinfiammatoria che somiglia molto al FANS, quindi al farmaco antinfiammatorio non steroideo, che è quello proprio di andare a tagliare la catena, diciamo, infiammatoria delle COX, quindi tutti i mediatori dell'infiammazione che vanno poi a provocare in soldoni il dolore. Quindi quando noi sentiamo il dolore causato da questa cascata di mediatori infiammatori, con infiammazioni, fastidi, gonfiori, rossori e quant'altro, andando a utilizzare sistematicamente una buona integrazione di acidi grassi polinsaturi, andiamo a bloccarlo in maniera naturale, senza avere gli effetti collaterali che contraddistinguono appunto gli antinfiammatori. Certo, ma infatti l'omega 3 è considerato proprio un antinfiammatorio. Purtroppo non è considerato da molti, ma vi posso assicurare che chi vi consiglia di assumere omega 3 in caso di dolori articolari sta facendo veramente un ottimo lavoro. Gli omega 3 vanno a fluidificare il sangue, quindi vanno a sfiammare, levano il colesterolo, è come se passano per andare a ripulire tutte le vene. Impossibile non pensarli nella propria dieta. Siccome noi occidentali non mangiamo tanto pesce come avviene per esempio nelle isole del Giappone o in tutti i posti di mare, noi andremo sempre in carenza di omega 3, ecco che vengono in nostro aiuto. Quindi insieme all'acqua e all'omega avremo un sangue fluido che porta tutti i nutrienti e l'ossigeno a tutte le molecole del nostro corpo. Ok, quindi assolutamente nelle vostre scorte a livello annuale non ci sono in realtà delle controindicazioni gravi, a meno che non ci sia bisogno di non fluidificare il sangue, ma diciamo in gran parte di noi spesso purtroppo abbiamo un sangue denso e viscoso dovuto proprio anche alla mancanza sia di omega e di acqua. Volevo collegarmi anche a un discorso sempre di postura che avevi fatto. Infatti i cibi acidi portano alla contrazione, invece i cibi alcalini vanno al rilassamento della muscolatura, no? Quindi anche questa cosa è da ricordare. Quindi chi mangia prevalentemente proteico, quindi molta carne, e quindi produce chetoni, eccetera, eccetera, si va ad acidificare il corpo. È importantissimo affiancare sempre le proteine con tantissima verdura. I cibi che acidificano sono ovviamente gli zuccheri, l'alcol, abbiamo detto le proteine, ma anche le farine raffinate. Quindi assolutamente, l'abbiamo ripetuto in tutti i nostri video, da abolire le farine raffinate che contengono praticamente più niente, non contengano più niente, e invece magari cercare più il chicco, quindi il cibo integrale e il chicco, andiamo ad alcalinizzare. Quindi alcalinizziamo con un'acqua che quindi dalla quale prendiamo dei minerali. Noi personalmente usiamo l'acqua di corallo, oppure andiamo ad alcalinizzare attraverso il cibo. Se riusciamo a portare, a cambiare piccole azioni durante la giornata, vedrete che vi sentirete meglio e anche quei dolori che vi tartassano da una vita, e io giuro che ne so qualcosa, possono veramente passare. Meli, senti, di che cosa parliamo la prossima volta? Allora, la prossima volta ci dedichiamo alle donne. Parleremo delle problematiche più comuni, quindi del ciclo mestruale, quindi come affrontare il dolore, quali sono i tipi di rimedi in base anche alle vostre esigenze. Quindi affronteremo questa tematica tutta al femminile, visto che già... quelle che hanno istituito la rubrica sono due donne, quindi stavolta concentriamoci sulle donne. Brava, brava. Poi abbiamo parlato di omega 3 necessari nella vita di una donna, nella vita di una donna che allatta, quindi veramente importantissimi questi omega 3. E anche parlando appunto delle donne, il loro rapporto con il ciclo mestruale, ne vedremo delle belle. Probabilmente non ce la faremo con un incontro solo. No, ce ne sono tante.
E oggi siamo arrivati ad un momento dove la donna soffre ancora veramente tanto su questa parte così preziosa e così potente anche. Quindi lo andremo ad affrontare sia da un punto di vista energetico naturopatico che invece da un punto di vista chimico organico. Quindi io personalmente vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi, mi raccomando un bel mi piace ed un condividi per sostenerci. Ciao Melissa! Ciao Vale, ciao a tutti, al prossimo appuntamento!